tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra video carriera con il Cagliari. Siamo al 21 novembre, c'è la partita contro il Sassuolo subito e dopo avremo Chievo-Verona e forse Inter. Adesso vediamo raga, sono davvero motivato raga perché voglio veramente far bene. Nello scorso episodio sono arrivate 2 vittorie e una sconfitta, quella contro la Juve. Vi ricordo che abbiamo preso Lobo, che ci ha appena fatto una richiesta, un attimo. Vorrebbe giocare Lobo. Io sicuramente potrei farlo parte titolare per la partita, non questa ma quella contro il Chievo. No, quella col Sassuolo. Facciamolo giocare titolare in questa partita, vediamo come si comporta raga. Allora, le maglie vanno bene queste. Piove. Ok, perfetto. Giochiamo con Cragno, Murru, Benedetti, Tonelli, Lobo, Dunsa, Fofana, Sau, De Arrascaeta, Calleri e Sergio Arauco. Tutto pronto, si va al match. Comincia Cagliari Sassuolo. Dal Santeria, prima partita di oggi contro il Sassuolo di mister Di Francesco. Si aspetta davvero una partita difficile perché il Sassuolo è una squadra che gioca molto molto bene. Ma noi non siamo da meno, siamo andati a mettere in difficoltà la Juve allo Juventus Stadium e veniamo anche a 2 vittorie consecutive, quindi possiamo davvero provare a portarci a casa la 3ª vittoria consecutiva. Giocatore da seguire, Georgian De Arrascaeta, uno dei talenti che io adoro, il nostro numero 10. E si comincia Cagliari Sassuolo. Subito palla per Lobo, Dunsa centralmente per Sergio Arauco, fa partire Marco Sau, bella palla. Può andare Sau, è in aria ormai, Sau va fino in fondo, la mette un secondo palo per Arauco che non ci arriva. Sau con le mani, appoggia dietro, la palla arriva a Fofana. Fofana col destro, la parata dei consigli. Subito occasione per noi al 6° minuto. Raga, siamo quasi alla mezz'ora di gioco. Qui Lobo prova a prendere Sansone, ma Sansone è troppo veloce. Lobo prova ad andarci, lo ferma in una prima occasione, poi entra a fare Cipsa, ha fermato. Calcio di rigore. Il direttore di gara decide di regalare un rigore al Sassuolo per un fallo di Benedetti. Berardi contro Cragno. Berardi contro Cragno, niente da fare. 1-0 Sassuolo al 31° minuto. Vantaggio di Mimmo Berardi su calcio di rigore. Il lancio per Marco Sau. Sau contro Terranova. Sau è più veloce ma Terranova entra scivolata. Marco Sau con le mani. Fofana appoggia dietro. Dovrebbe esserci Dunsa. Infatti è così. Dunsa. Dunsa! 1-1. La magia del numero 23. Dunsa. Dovrebbe essere il primo gol per lui quest'anno in campionato. Dunsa, 1-1, gran gol davvero, qui è tutta memoria. Fofana sapeva del compagno dietro, l'ha servito a memoria, senza guardare. Arriva Dunsa di fisico e potenza, la mette dentro dalla distanza. 1-1, la rete del pareggio di Dunsa. Di Arrascaeta per Calleri, di testa per Arauco, possiamo andare. Arauco con la punta per Calleri, Jonathan, 1 contro 2, fermato Calleri. E finisce qua il primo tempo, 1-1 tra Cagliari e Sassuolo, un ottimo primo tempo, giocato a viso aperto, pochissime occasioni da gol, però abbiamo già visto 2 gol in questa gara, naturalmente uno da parte del Sassuolo e poi la rete di Dunsa. Sau rientra, la mette dentro per di testa Dunsa, il miracolo di consigli, ancora Dunsa sulla linea, la palla e non ci credo l'entrata. Murru, 96, dovrebbe esserci Elio Nussi ma non si fa vedere. La palla è per Cerri, dentro per Murru, larga per Elio Nussi, bella palla adesso. Elio Nussi prova a rientrare. Le sue solite skill. Elio Nussi recupera palla. Molto bene. Appoggia dentro la palla. Murru. Niente da fare. Poi il tiro di De Arrascaeta. Palla alta. Niente da fare, raga. Finisce 1-1. Un buon pareggio. Naturalmente speravo in una vittoria. Ma il Sassuolo nel secondo tempo si è chiuso tutto in difesa. Non ha fatto forse neanche un tiro in porta nella ripresa. Forse uno soltanto con Mario Gomez, ha comprato Mario Gomez nella carriera. Mi aspettavo di portarmi a casa una vittoria, ma non siamo riusciti, in quanto qui Dunsa, l'autore del gol, e anche Berardi, l'autore dell'altro gol della gara. Tre email che sono quelli di Fofana, Lobo e Cragno, che ci ringraziano tutti e tre, molto bene. Mettiamo la maglia bianca per noi, la maglia di casa per il Chievo. Tempo nuvoloso, sistema la formazione, non gioca De Arrascaeta per questa gara, ma facciamo parte di titolare Bernardeschi. Un po' di cambi raga in questa formazione, giochiamo con Cragno, Murru, Izzo, Tonelli, Advincola, Kimmich e Gnucuri che torna in campo dopo tantissimo tempo, Marco Sau, Bernardeschi, Gabriel Jesus e Sergio Arauco. Tutto pronto, andiamo al match dopo il pareggio contro Sassuolo, speriamo di strappare i 3 punti. Qui da Verona. Chievo Verona Cagliari, partita di campionato, non so che campionato stia facendo
il Chievo Verona, mi aspetto una partita importante da parte dei nostri giocatori, perché dobbiamo rifarci quel pareggio interno contro il Sassuolo. Anche il Sassuolo è un'ottima squadra, un'ottima realtà. Ci sono tantissimi tifosi del Chievo allo stadio, una cosa un po' strana. Si comincia, comincia Chievo Verona Cagliari. Gabriel Jesus può andare dopo il contropiede, dopo il calcio d'angolo avversario. Gabriel Jesus dall'altra parte, c'è Arauco, è da solo, non puoi sbagliarlo. Arauco! Subito, avanti, il Cagliari, dopo il calcio d'angolo degli avversari, il contropiede devastante della squadra di Mister Kundispa. Siamo subito avanti, al sesto minuto, 1-0, Sergio Arauco, rivediamo qui, molto bene Gabriel Jesus, ha visto con la coda dell'occhio il compagno, lo serve che davanti al portiere non sbaglia, 1-0. Ok, il tiro, Cragno, molto bene, poi Izzo allontana, pericoloso anche il Chievo. Murru, Marco Sau, dentro per Arauco, fa partire poi Sau, può andare Marcolino, Sau fino in fondo, Sau la mette indietro per Arauco, voleva riservirlo e chiudere il triangolo. Inglese dentro la palla per Vangioni, la palla arriva a Sesto, chiuso da Izzo, poi Kimmich in avanti, Gabriel Jesus fa partire Sergio Arauco, bella palla, Arauco in mezzo a due, Arauco fermato da Gamberini. Bernardeschi dentro per Kimmich, Gnukuri, Gabriel Jesus allarga per Advincola con l'esterno, può andare Advincola, uno contro uno, fermato da Vangioni. Arauco fa partire Marco Sau, fortunato, Sau, uno contro uno, Sau, se la sposta, ancora Marcolino, in mezzo però non c'è nessuno, Marco Sau, fermato da Dainelli in calcio d'angolo. Perché fallo in attacco? Di cosa vi drogate? Kimmich col petto per Gabriel Jesus, ancora per Kimmich, Kimmich dentro per... un passaggio giusto. Cragno con le mani subito, vogliamo andare subito in contropiede ancora. Arauco la mette avanti e finisce col primo tempo. Siamo in vantaggio per 1-0, andiamo a ripresa perché voglio trovare il gol che chiuda definitivamente la partita. Si è visto poco Bernardeschi nel primo tempo, spero che nella ripresa si dia una svegliata. Qui scambio le due, Advincola la perde. Col tacco, attenzione, di Gennaro, chiuso da Izzo, mamma mia che intervento. Kimmich in avanti, Gabriel Jesus in avanti per Sergio Arauco, vediamo se la tiene in velocità contro Dainelli. Niente da fare, eh. Bernardeschi, uno contro uno. Bernardeschi, la magia, dentro per Gabriel Jesus. Seculin, il miracolo. Mamma mia, cosa ha fatto però Federico Bernardeschi. Calcio d'angolo, proprio Bernardeschi, la mette dentro per la testa di Izzo. Niente da fare, presa sulla linea. Cioè, presa dai difensori più che altro. Calcio d'angolo, Chievo al 65esimo. La palla è dentro, attenzione, Cragno, molto molto bene. Può andare subito a rinvio Cragno, con i piedi, lunga per Gabriel Jesus. Vediamo se la prende, vai piccolino, Gabriel Jesus se ne va. Evita l'intervento di Dainelli, lo deve evitare del tutto però, invece Dainelli lo ferma. Raga, è cambiata la coppia d'attacco, fuori sia Arauco che Gabriel Jesus, dentro Calleri e... Cherry se ne va Advincola sulla fascia, raga, contro Vangioni. Ancora Advincola, togli, tira, cosa di merda. Advincola, fortissimo, la mette dietro per Calleri. Come cazzo ha fatto a sbagliarlo? Come ha fatto? Gnukuri, la parata di Seculin, vogliamo il 2-0. Marco Sau sul primo palo, la palla di Tonelli, la palla per Tonelli che insacca e segna il gol del 2-0 al 91esimo minuto di gioco. Tonelli su angolo di Marco Sau, da calcio d'angolo non segniamo tantissimo quest'anno. Raga, se avete dei consigli per qualche schema, scrivetemelo, perché magari possiamo iniziare a provare qualche schema da calcio piazzato. Qui Tonelli di testa insacca il 2-0, meritato del Cagliari. Grazie, grazie raga. Voi sentite la telecronaca, però non il gol, perché si è bloccato l'HDPVR. Quindi vi faccio vedere il replay. Vediamo se ve lo fa vedere. Ecco qua, perché il gol è appena successo. Per fortuna che mi sono voltato per guardare il computer, altrimenti non l'avremmo mai scoperto. Allora, vi rispiego l'azione in poche parole. Anzi, ve la potrei far vedere normale. Un attimo, io metto il bersaglio che... Ok, la palla, perfetto. Qui scambio le due. Allora, poi Bernardeschi rientra dentro per Advincola. La parala, deviazione, poi la palla arriva fuori. Gnukuri, il tiro, parato da Seculin. Poi calcio d'angolo, arriva il gol. Scusatemi se lo vedete così, raga, ma è l'unico modo per farvi vedere il gol. Non posso nascondere qui il gol di Tonelli di testa. 2-0. Un 2-0 che chiude definitivamente la partita, raga. Mi dispiace che l'avete dovuto vedere col replay, ma l'HDPVR continua a bloccarsi, non so perché.
2-0 le reti di Arauco e Tonelli che portano a casa questi tre punti importantissimi con Cragno che continua a essere il nostro talismano. Allora, finalmente raga, allenamenti, non l'ho ancora fatto in questo episodio. Fofana è cresciuto molto molto bene, sono molto contento di ciò. Raga, se tutto va bene qualcuno dovrebbe salire di overall, quindi adesso vediamo. Allora, vediamo, Arauco cresce, cresce anche Cragno, molto molto bene, si avvicina anche molto Bernardeschi. Fermi invece di Arrascaeta e Odegaard. Ma 79 Arauco, che è il primo giocatore che si avvicina all'overall di 80, quindi molto bene. E Cragno cresce, diventa un 72. Molto molto bene questi allenamenti. Purtroppo non riusciamo a riscattare Gabriel Jesus, quindi non abbiamo i soldi per farlo, è una cosa che mi dispiace veramente tanto. Allora, vediamo le maglie, usiamo questa contro la maglia di trasferta dell'Inter. Tempo sereno, meno male. Della scheda in forma, fa in forma Gatalli, tutti in forma, non gioca Scuffet, ma torna ancora Cragno in porta. Tutto pronto, devi andare a giocare. La formazione è questa: Cragno, Murru, Izzo, Tonelli, Advincola, Cataldi, Fofana, Sau, Di Arrascaeta, Sergio Arauco e Calleri. Tutto pronto, si va al match, forza Cagliari. Dal Sant'Elia, ultima partita di questo episodio, Cagliari-Inter. Una partita veramente difficile per noi. Veniamo però da una vittoria convincente contro il Chievo Verona in trasferta. E oggi in casa proveremo a fare il colpaccio contro l'Inter, una squadra che lotta per il titolo. Miglior difesa del campionato è la nostra, finalmente. Siamo ritornati ad essere la miglior difesa del campionato insieme alla Juve e il Milan. Si può cominciare, comincia Cagliari. Di Arrascaeta evita l'intervento, ancora lui, magie. Di Arrascaeta, la palla arriva lì, Calleri. Si gira. Calleri, tiro, deviazione, confusione, niente. Andare Marco Sau, Ranocchia prova a chiuderlo. Sau è più veloce, infatti si vede. Se ne va Sau, Sau fino in fondo. La mette in mezzo, sul secondo palo. Che schifo di cross. Sau recupera la palla, Fofana fa partire di Arrascaeta. Di Arrascaeta, il lancio in avanti per Sergio Arauco. Possiamo andare in contropiede. Arauco contro Ranocchia, Arauco prova a saltare Ranocchia, ma Ranocchia è scivolato, lo fermo. Rimessa laterale, Arauco batte con le mani. La palla è per Murru. Murru tra le linee, riesce a trovare. Perché Cataldi si è spostato? Calleri con la punta per Arauco. Possiamo andare ancora. Arauco ancora per Calleri. Calleri la tiene, allarga per Marco Sau. Se la butta. La madonna. Jovetic, la palla in avanti. Attenzione il buco. Chiude tutto Advincola, molto bene. Poi sbaglia tutto il nostro difensore. Occhio Jovetic, il tiro e Cragno. Dentro la palla per Calleri. Tra le linee, molto bene per Sergio Arauco. Cambia tutto il gioco per Marco Sau. Sono aperte le retrovie dell'Inter. Sau, Sau, Sau ci prova la parata di Gennaro. Con la mano di richiamo. Marco Sau, dietro la palla per Murru. Tra le linee, prova a servire Fofana, ci riesce. Fofana, dentro. Arauco, prova la magia. Arauco, Arauco, la parata. C'è la parata deviata dalla difesa. Occhio qua. Intanto Palacio nell'Inter. La mette dentro adesso Cragno, parata facile per lui. Possiamo provare a ripartire ancora. La palla per De Arrascaeta. Aspetta i compagni, dentro per Cataldi. Tra le linee per Arauco, può portarla Arauco col mancino, serve Marco Sau, che è un po' stanco, D'Ambrosio è un po' più fresco di lui. Sau e D'Ambrosio lo ferma. È entrato Odegaard proprio per Marco Sau. Qui è Odegaard, scusate, Lionussi, qui è Fofana, 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 la parata di Gennaro. Qui cos'è? Ah, un... Ma va, non è che si era visto in diretta che non era entrata, No, no. Calcio d'angolo, Cataldi. La mette dentro lui, esce di Gennaro, lo fa e la prende ancora. Larga per Calleri, può andare Jonathan. Calleri accelera contro... che palle sti interventi da dietro. Arriva un altro giallo sicuro, sì. Dentro per Arauco. Arauco salta l'uomo, Sergio Arauco. Arauco la tiene. Dentro per Murru. Murru, dall'altra parte. No, non ci credo, ha sbagliato tutto Murru. Niente, si deve inventare dei calci di punizione per forza. Warren... La butta forte in mezzo di testa. Il tiro parato da Cragno. Prova a ripartire per l'ultima volta. Mi sa che ormai è finita quella partita. Il lancio per Gabriel Jesus appena entrato. Finisce quella partita, raga. 0-0. È un buon pareggio contro un'ottima Inter in casa. Potevamo fare qualcosina in più forse, però è sempre un buon pareggio, non lamentiamoci. Allora raga, andiamo a concludere l'episodio. Vado a fare gli allenamenti, allenerò sicuramente Lobo. Allora, Arauco è cresciuto, devo far allenare un po' di più Calleri. Vediamo DDADC. Purtroppo Lobo ancora non cresce e gli altri sono fermi immobili.
niente. Ho chiesto 2 milioncini in più alla società, raga, speriamo ce li diano prima nel mercato. Comunque, l'episodio è finito, la classifica, ci troviamo al stesso posto a 23 punti, a pari punti col Palermo, tanta roba, raga, un ottimo inizio del campionato con 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, 16 gol fatti e 10 gol subiti. Non il miglior attacco, anzi, un attacco abbastanza sterile, anche se non possiamo lamentarci, però 10 gol subiti che sono veramente pochi. Abbiamo la miglior difesa del campionato insieme a quella del Milan e della Juve. L'episodio adesso è finito, vi chiedo di spolliciare. Se volete consigliarmi, come al solito, scrivetelo qui sotto tramite un commento. Trovate tutti i miei social per seguirmi qui sotto in descrizione. C'è anche il sito di Instant Gaming se volete comprare giochi a prezzo scontatissimo. Mi raccomando, non dimenticatevi di seguire la serie che arriverà anche dopo su Futuro Mezzo, perché arriverà il secondo episodio questo pomeriggio o in prima serata comunque. Adesso è tutto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, vi mando un abbraccio enorme e noi ci vediamo al prossimo video, cioè più tardi, con Football Manager.